Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video, io sono Valeria. Ci viene già da ridere, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Oggi parliamo del mio carrellino Ikea e del perché è così pieno di libri e vi mostrerò anche che libri ci sono sopra. Questa storia è veramente assurda, vi prendo 2 minuti per parlarvene. Per farla breve, quando ci siamo trasferiti in questa casa un anno fa, io ho pregato e scalpitato per comprare un carrellino Ikea. Non perché ce ne fosse particolare bisogno, ma perché io sono sempre stata innamorata di questo benedetto carrellino Ikea e finalmente avevo un posto dove metterlo in casa. Nella casa dove eravamo prima non avrebbe avuto senso spendere i 50 euro che costa per prenderne uno. La prima cosa che ho pensato quando ho visto il salotto in cui siamo adesso è stata: sì, c'è spazio per un carrellino Ikea. Questo carrellino Ikea è stato dunque acquistato, montato, piazzato di fianco al divano ed è diventato praticamente un oggetto d'arredo, nel senso non aveva una vera e propria utilità, non avevamo pensato nello specifico a cosa metterci sopra, per cosa utilizzarlo. Per cui è stato riempito di cavolate, qualche bottiglia, i giocattoli del cane, la copertina del cane si trovavano sullo scaffale più in basso, in sostanza era rimasto semivuoto. Grande errore, grandissimo errore. Perché, e questo forse lo saprete, di me, io sono una persona orribile che adora leggere e soprattutto adora tantissimo acquistare libri. Io acquisto compulsivamente libri più o meno da quando avevo 5 anni. A cosa porta tutto ciò se non ad un accumulo di libri incredibile? Dunque, dopo qualche mese in questa casa, io ho esaurito lo spazio che c'era disponibile nella libreria alle mie spalle. PS, io ho un bookshelf tour tutto dedicato a questa libreria, ve lo linko nelle schede e nell'info box. Abbiamo anche un'altra libreria in corridoio, vedete anche quella nel bookshelf tour, e anche quella è piena. E dunque, quando ho continuato tranquillamente, non fosse un problema, ad accumulare libri, ho cominciato ad appoggiarli su questo carrellino, visto che era semi vuoto. Adesso il mio compagno non era molto favorevole a trasformare il carrellino in una succursale della libreria, quindi mi sono contenuta. Poi lui si è distratto un attimo, io ho perso il controllo e adesso questo carrellino è pieno da scoppiare di libri. Questo video in realtà è un po' miscuglio, nel senso che tecnicamente è un bookshelf tour parte 2, perché è una vera e propria libreria, non riesco a smettere di guardarlo perché un po' mi imbarazza. Come cosa è anche un video sulle mie vergogne, un video in cui vi mostro un po' di libri nuovi, perché alla fine il 90% dei libri che si trovano su questo carrellino io ancora non l'ho letta, perché tutto ciò che entra di nuovo in casa mia finisce lì. E poi anche un motivo per condividere con voi la mia vergogna e spingere anche voi ad acquistare un carrellino Ikea. Effettivamente, alla fine, se state cercando una soluzione alternativa alla libreria per tenere i vostri libri, che sia anche su ruote in modo da spostare il carrellino in altre stanze e non vedere tutto l'accumulo di libri che avete, ecco, è molto utile. Quindi direi di cambiare posto, nel senso che il carrellino verrà al mio posto e vi faccio vedere cosa c'è sopra. Lui è il nostro amico, grandissimo amico, carrellino Ikea. Il colore è mattone ruggine, dei ghiacci sono disponibili anche altri colori, però questo mi sembrava bellissimo e soprattutto andava bene con il nostro arredamento. Come potete vedere è completamente impaccato di libri che adesso io vi andrò a mostrare. Questo qui è il primo scaffale, in cima c'è il libro che ho lettura al momento, il libro che ho lettura al momento finisce sempre appoggiato qui sopra ed è How Fiction Works, esatto, è anche caduto lo scontrino, di James Woods. Questo libro è un saggio sui meccanismi della letteratura, non è più disponibile in italiano. Ve ne ho parlato tra l'altro super di recente in un video, sappiate dunque che troverete tutti i link ai video relativi ai libri dei quali vi ho già parlato nell'info box per non perdere tempo qui. Procedendo in questo campo, devo dire che questo è probabilmente il mio scaffale preferito del carrellino. Cominciamo con Iconic Frida, un libro che ho letto questo mese, dunque ve ne parlerò nel wrap up di maggio, che è un saggio sullo stile di Frida Kahlo. Poi abbiamo un saggio invece sull'epoca shakespeariana, è un bellissimo, veramente bellissimo volume di Adelphi. Abbiamo poi due biografie di Coco Chanel, una gialletta, una no. La gialletta è scritta da Isabelle Fieme, credo si pronunci così, mentre la nolletta è in inglese, edita da Penguin ed è di Lisa Cheney. Questa dovrebbe essere molto più completa perché parla anche dei lati negativi della figura di Coco Chanel, cosa che molte biografie tendono ad ignorare. C'è poi la duologia fumetti di Raina Telgemeier, non mi soffermo perché vi ho parlato un migliaio di volte di questi fumetti, sono Smile e Sorelle, il primo in inglese, il secondo in italiano edito da Il Castoro, e ritroveremo
questa autrice nel corso del carrellino. Passiamo poi a una lettura recentissima che io ho letteralmente adorato, che è Guardate al beluga magico di Daniel Coelho. Stupendo, stupendo fumetto. Abbiamo anche un saggio, credo che sì, poi... no, quasi tutti gli altri sono fumetti. Questo è un saggio sul mondo della scrittura e su come ha cambiato l'umanità, scritto da Martin Pachner, purtroppo non è edito in italiano. Abbiamo poi un fumetto di Eris Edizioni, che è Drinking at the Movies. È un altro graphic novel in inglese che si chiama Filmish di Edward Ross ed è un viaggio nel mondo del cinema in compagnia dell'autore. Stupendo, non vedo l'ora assolutamente di leggerlo. Abbiamo poi Storie nel Barrio, edito da Tounoué, La Tranza del Mistero di Orazio Labateo, qui edito da Centauria Libri ed è una nuovissima aggiunta alla mia libreria. È un libro stupendo che analizza quelle che sono le case del mistero e dell'orrore sia nel mondo del cinema sia nella vita vera. Abbiamo poi tre graphic novel made in Bao Publishing, non mi soffermo perché vi ho già parlato di questi tre fumetti e sono Ugo Gogo di Ilaria Mattioni ed Emanuele Racca, Super Gum di Laura Guglielmo e Susanna Rumiz, questi due sono graphic novel per bambini e ragazzi che fanno parte della collana Babao. Poi c'è Il grande amore della mia vita, non mi importa se ve l'ho già mostrato un milione di volte, ve lo rimostro. Questo qui è Sempre libera di Lorenza Natarella, è un graphic novel dedicato alla vita di Maria Callas che è finito anche dei miei top graphic novel del 2017, splendido, splendido volume. E concludiamo lo scaffale con un nuovo arrivo nella mia libreria, che è La mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris. Non ho avuto purtroppo ancora la possibilità di sfogliarlo per bene, è un fumetto che richiede tanta ma tanta attenzione. E poi qui in fondo c'è un regalo del mio fidanzato, che è C'è spazio per tutti di Leo Ortolani, edito da Panini Comics. Io sono una grandissima fan di Leo Ortolani e di Ratman, dico sempre che Leo Ortolani è probabilmente l'unico uomo per il quale lasciare il mio fidanzato, quindi sono super felice di avere questo volume in libreria. Lo scaffale tuttavia non è vuoto, per dovere di cronaca vi faccio sapere che qui ho anche un sottobicchiere, ce l'ho da una vita questo affare, me l'ha portato da Londra mia madre un miliardo di anni fa, perché io quando leggo ho sempre dell'acqua o comunque una bibita sotto mano, e poi ho anche un paio di segnalibri che sono qui per emergenza. Uno è il mio biglietto del concerto di Adele, tento di rivivere quella memoria tutti i giorni della mia vita, e poi c'è anche il mio segnalibro più vecchio della Didol, che è con me dalle elementari ed è il mio segnalibro preferito di sempre. Come potrete intuire, dal secondo scaffale in poi le cose si fanno abbastanza complicate perché comincia la doppia fila. Uno dei pregi di questo carrellino per riporre i libri, e credo sia anche il motivo per cui lo vedo così spesso su Bookstagram, è che appunto ha lo spazio necessario per avere una doppia fila e quindi ci entra veramente un sacco di roba. Nella fila davanti abbiamo nuovissimi arrivi e qualche vecchia conoscenza. C'è Amanti e Regina di Benedetta Craveri, sempre della Craveri c'è Maria Antonietta e Lo scandalo della collana. Abbiamo anche La lotteria di Shirley Jackson, vediamo, diventa anche difficile ovviamente tirarli fuori con la doppia fila, sempre di Adelphi, e poi c'è anche, ce la posso fare, e poi c'è anche Il mago di Oz di L. Frank Baum. Sono tutti libri che ho già letto e dei quali vi ho parlato. Questi invece sono nuovi arrivi. Parto dai meno recenti, ho una raccolta di racconti scritta da Margaret Atwood che è Fantasia di stupro. Questo volume è edito da Racconti Edizioni, vi raccomando tantissimo di dare un'occhiata al libro e alla casa editrice perché è veramente molto molto bello. E poi c'è un libro che mi ha regalato uno di voi, perché sono particolarmente contenta di poter dire che c'è la libreria, ed è In solitario, diario di volo di Roald Dahl, edito ovviamente da Salani. Ricevere un regalo da voi mi riempie sempre di orgoglio, quindi grazie Enrico ancora se stai guardando questo video. Loro invece sono ultimissimi arrivi, ne approfitto per ricordarvi che io scarto tutti i pacchi che ricevo dagli editori in diretta su Facebook, quindi seguitemi sulla mia pagina, sono Riblo Cripitta anche lì, se volete vedere un po' di unboxing. Questo qui è Te la sei cercata di Louise O'Neill, edito dal Castoro. È uno young adult incentrato su quelle situazioni in cui si colpevolizza la vittima di abusi. E poi ho tre volumi della nuova collana Le cicogne di Edizioni O. Questa arriva in libreria il 1° maggio, sarà una collana composta da 8 volumi, tutti i bestseller della casa editrice. Io ne ho appunto tre, che sono Cassandra di Krista Wolf. Poi ho Servito il re d'Inghilterra di Bumil Rabal. E poi ho L'amore molesto di Elena Ferrante. I volumi presenti dietro sono più vecchiotti, quindi posso andare più veloce perché vi ho parlato della maggior parte di questi libri. Ritroviamo Raina Telgemeier in Fantasmi e Il club delle babysitter. Sono due volumi che ancora non ho letto e spero di poterlo fare presto. Qui ho poi un volume che mi ha regalato il mio ragazzo che si chiama Non ho parole, che è una raccolta di termini esteri tradotti in italiano, ovviamente tutti i termini con dei significati particolari.
sempre di edizioni EO, o poi la Calappiatopi è la figlia maschio, la Calappiatopi lo devo ancora leggere, guardate che bella edizione che è, mentre la figlia maschio l'ho letto e purtroppo non mi è piaciuto. Ho anche un volume che raccoglie le lettere di Francis Scott Fitzgerald e ho un saggio dedicato alla metropolitana di Londra. Non vedo l'ora assolutamente di arrivarci. Ci sono poi Belgravia di Julian Fellows, Se una notte d'inverno, Un viaggiatore di Italo Calvino e Lucky di Alice Sebold, una testimonianza molto importante. Ho un fumetto letto super di recente che è Anita Je T'aime, dedicato ad Anita Garibaldi, una pièce teatrale su Frida Kahlo che viva la vita di Pino Cacucci. 100% Lucrezia di Silvia Zicche, tra l'altro questo volume è anche autografato. Sono una grandissima fan di Lucrezia e di Silvia Zicche più in generale, ho letto praticamente tutto quello che lei ha scritto o disegnato. Ho poi tre fumetti autoprodotti, sono questi volumetti più sottili che vedete, e sono Nel buio tra gli alberi di Giulio Macaglione, poi ho Resti, Bracio, questo qui è un collettivo di Bologna, vi linkerò i loro fumetti nell'info box, e poi sempre di Giulio Macaglione o La fine dell'estate. Ho anche Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Bao. Questo volume non è qui perché lo volessi relegare lontano dalla mia vista, uno dei miei fumetti preferiti di sempre, gli ho anche dedicato un'intera video recensione, ma ne ho ben due copie, ho anche la Artist Edition del porto proibito e non aveva senso avere in libreria due copie dello stesso volume, quindi questa è finita qui. I miei volumi, per il momento almeno, di Ratman, e poi ho Gatti molto speciali, che è una raccolta dedicata ai felini di Doris Lessing. Questa edizione in particolare è illustrata. Se vedete questo scaffale un po' più vuoto con i libri che ballano, è perché il libro che ho in lettura al momento era qui, quindi poi lo reinserirò e i libri torneranno ad essere belli compatti. L'ultimo scaffale è il più disordinato. Io credo che sia così un po' in tutte le librerie, cioè gli scaffali più bassi, quelli che sono meno visibili, sono sempre quelli messi peggio. Non fatemi sentire sola, fatemi sapere nei commenti se è così anche per voi. In ogni caso qui ho uno spray per ambienti di Maison du Monde, che tra l'altro amo alla follia, era purtroppo un'edizione limitata, altrimenti vi direi di correre a comprarlo. Tutto il resto è libresco. C'è l'ultimissima, ma credo sia veramente l'ultimissima uscita di Einaudi, che è Se vuoi vivere felice di Fortunato Cerlino, un attore. Se siete amanti di Gomorra probabilmente questo nome vi dirà qualcosa. Poi ho due libri dell'Ippocampo ragazzi nello specifico, e sono Le avventure di Hermes, Dio dei ladri di Muriel Zak. Sono una grande fan della mitologia, quindi sono molto contenta di approcciarmi a questo volume. E poi c'è anche Papà bandito di David Williams. Se David Williams non vi dice nulla, dovreste pensare a Roald Dahl. Spero che questo vi faccia correre in libreria. Ho poi due fumetti di Canicola Edizioni e una casa editrice indipendente veramente molto valida. Questa è la loro ultima uscita ed è Il giovane Yoshio. E un altro loro volume è Viaggio a Tokyo di Vincenzo Filosa. Devo dire che mi sto tenendo questo fumetto per quando effettivamente tornerò a Tokyo tra qualche mese. I quattro volumi che vedete qui sono tutti di Feltrinelli, sono tutte nuove uscite. Devo dire che sono stati una grande sorpresa, perché non ho mai ricevuto nulla da Feltrinelli e non aspettavo per niente questo pacco. non sapevo cosa fare con questi quattro libri, mi hanno mandato assolutamente nel panico. E sono La legge del cafone, Tutta la verità sulla maleducazione a uso delle persone per bene. Non vedo l'ora di leggere questo saggio di Danny Wallace. Il concetto di educazione e maleducazione mi affascina dalla notte dei tempi. E Cornica Kennedy, un romanzo molto breve di Malice de Kerangal. Abbiamo poi un libro che in parecchi di voi mi avevano in realtà consigliato, che è Giaguari invisibili di Rocco Civitarese. E infine Tu splendi di Giuseppe Catozzella. Sì, ci sono ben tre libri nascosti qui perché non ho idea di dove farli entrare, mi dispiace, mi sento una persona orribile. E sono Ragazze cattive di Anko, vi faccio vedere qualche pagina perché lo stile mi intriga tantissimo, non tanto, tantissimo. Silverwood Lake di Simona Binni, edito da Tonuè, ho già letto questo fumetto. E in ultimo L'invenzione che ho inventato è un albo illustrato per bambini scritto da Alicia Montagnini, che è una mia ex compagna di corso. Ci rimangono questi volumi, non entrerò nel merito delle guide di viaggio, non sono tutte purtroppo, mi piacerebbe avere una guida per ogni paese che ho visitato, però devo dire che ne abbiamo un buon numero fino ad ora. Ci sono due fumetti dalla forma stranissima che non sapevo dove altro mettere, sono Orlando Curioso e Fate l'amore, tre fumetti di Bao Publishing, anche questo è di Bao, fa parte della loro collana dedicata all'Oriente, un altro
volume di Silvia Zicche, questo qui è Amore mio, e gli altri due volumi sono sempre di Bao, Bastien Vivè e Anna Onsina con Panzerotta e Crocchetto. Lettori, questo delirante video si è concluso, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, vi ricordo che nell'info box trovate il link ad Amazon a tutti i libri che vi ho nominato all'intro del video, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando un bacio e ci vediamo martedì.